Siamo con mister Umberto Scorrano del Soriano. Allora, mister, un pareggio, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? No, bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo incontrato una buona squadra, molto organizzata, che difende bene, riparte molto bene, non ti dà spazi, una squadra veramente, il Brancaleone i punti che ha li merita tutti quanti, sta facendo veramente un grande percorso, pure un percorso in crescita. Molto molto positivo, quindi sapevamo le difficoltà che avremmo incontrato. Ragazzi, l'avevo detto, noi se riuscivamo a trovare un'occasione per fare gol, si poteva vincere la partita, anche perché comunque è una squadra che ha contro i podi, ha una bella qualità lì davanti, è una squadra che comunque si sviluppa pure bene, gli avevamo pure chiusi le giocate, quando ci siamo un poco mentalmente ci siamo un po' lasciati andare, che non tatticamente non ci muovevamo come dovevamo fare, c'era più spazio e loro hanno preso più campo nel primo tempo, però poi nel secondo tempo abbiamo un po' sistemato le cose, quindi la partita è andata sul 0-0, 0-0 giusto sotto tutti i punti di vista, però abbiamo incontrato una buona squadra che veramente, e questo Brancaleone sta facendo un grande percorso positivo. Sì, effettivamente nel primo tempo si è visto un Soriano un po' timido, soprattutto nelle trame offensive. Questo era dovuto proprio diciamo, a una partita preparata così, oppure un grande rispetto per l'avversario? No, noi io mi piace pure analizzare le partite. Al Brancaleone ho analizzato tante partite, vi posso dire che Brancaleone è una squadra che va tanto di cappello, va rispettata tantissimo. Quindi dovevamo stare attenti pure per come giocavamo, perché comunque è una squadra che attacca bene. Fa un 3-5-2 in fase di costruzione, un 5-3-2 in fase di difensivo, li sviluppa bene sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi si muovono bene, giocano bene, hanno avuto qualche occasione, abbiamo avuto pure noi qualche occasione, diciamo che il pareggio è giusto, poi con questo tempo e con questo campo non si poteva giocare, va bene così, ci prendiamo questo punto e non guardiamo il bicchiere mezzo pieno, lo guardiamo pieno, perché comunque sono punti importanti che comunque danno pure morale e ci andiamo a preparare la prossima partita. Grazie mister. Grazie a voi.